A Ezzurges chiediamo qual è la situazione che abbiamo trovato oggi qui nella casa in cui sono ospitati questi 28 migranti. Beh, è sicuramente una situazione che preoccupa per più aspetti. C'è una situazione sanitaria che non viene gestita in maniera adeguata. Alcune delle persone presenti lamentano dei problemi agli occhi e alle orecchie che sembra siano trascurati da molto tempo. Ci sono degli aspetti poi che riguardano le condizioni generali, per cui sono evidentemente troppi in una struttura di questo tipo. Poi ci sono degli aspetti legati proprio ai doveri sicuramente, ma anche ai diritti di queste persone. C'è qualcuno che avrebbe dovuto spiegare a tutti quali fossero i loro doveri e soprattutto quali fossero i loro diritti, e questa cosa non è stata fatta. Io credo che noi, insomma, come amministrazione comunale, dobbiamo essere in qualche modo garanti che tutte le persone sul nostro territorio vengano garantite dal punto di vista della dignità umana. Paolo Vendramini, sindaco del comune di Ponte nelle Alpi. La prima domanda che le faccio è: come è stata gestita nel vostro comune la situazione dell'arrivo dei migranti fino ad oggi? Ecco, noi in un primo momento abbiamo comunicato alla prefettura che il comune di Ponte nelle Alpi non aveva spazi adeguati per l'ospitalità, perché 2 anni fa il nostro comune e i servizi sociali hanno sostenuto 8 profughi. Però questi spazi non ci sono più e quindi abbiamo detto che dovevano essere trasferiti in altri territori, in altre zone. Il CEIS si è reso responsabile di questo protocollo d'intesa con la prefettura e quindi ospita a Rizzona di Secca in un suo stabile questi profughi. Abbiamo già la scorsa settimana controllato insieme ai vigili la situazione. Dal nostro punto di vista non è assolutamente adeguata. Avete visto anche voi, visitando lo stabile, come le stanze siano promiscue. I ragazzi non hanno di che cambiarsi, non hanno medicinali. E quindi vorremmo aiutarli in un accordo con il CEIS, perché il CEIS, insomma, riceve una quota giornaliera e quindi devono dare quello che è il sostegno dovuto. Dall'altra parte la prefettura, perché vedete sono in tanti e non possono esserci altri arrivi, perché la situazione si farebbe sempre più anche pericolosa.